Cristina Almici, sindaco di Bagnolomella, previsioni di bilancio 2011, che cosa si può dire in merito, vista anche la crisi? Sì, si può dire che in realtà questa costruzione per Bagnolo del bilancio 2011 è stata davvero difficile, visto e considerato la situazione che abbiamo trovato, per cui abbiamo beneficiato della proroga dei termini per quanto riguarda l'approvazione del bilancio data a livello nazionale e confermata dalla Prefettura, però devo dire che il tempo che abbiamo avuto a disposizione è stato impiegato tutto per cercare di ricostruire nel migliore dei modi i conti, anche perché abbiamo ereditato una situazione che prevedeva dei debiti fuori bilancio riconosciuti dalla precedente amministrazione per 1.373.000 euro, uno squilibrio di disequilibrio di bilancio 2010 di 1.058.000, lo sforamento del patto di stabilità di 310.000 euro con i conseguenti tagli nei trasferimenti da parte dello Stato. E da qui abbiamo avuto tutta la situazione in itinere perché ovviamente ci siamo trovati con una delibera fatta dalla precedente amministrazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che non era corretta e dentro il 30 di settembre, oltre a dover muoverci nella programmazione dell'anno 2011 a settembre, perché ormai siamo in là nel tempo, abbiamo dovuto anche prevedere un riconoscimento corretto di queste partite che hanno bisogno di trovare una loro copertura nel bilancio. Per cui devo dire che abbiamo cercato di ingegnarci, di verificare tutte le voci di bilancio, cercando di analizzarle una per una e vedere dove si poteva andare a tagliare, inteso come fare maggiore efficienza nella gestione delle nostre risorse. Abbiamo cercato di modulare i servizi in maniera diversa, nonostante l'obbligo di garantirli, perché specie in ambito sociale era nostra intenzione cercare di garantire al massimo quelli che erano i servizi per la gente di Bagnolo, e dall'altro abbiamo però cercato di riorganizzare i servizi anche in modo diverso e lo faremo anche da qui in avanti cercando di fare economia, perché altrimenti la nostra situazione di bilancio, che già aveva delle grosse difficoltà, non si regge in piedi perché è una situazione che genera un disavanzo, così come l'abbiamo ereditato, un disavanzo annuale di circa 1 milione di euro. Per cui, oltre alla difficoltà derivante comunque dalle manovre a livello nazionale, abbiamo trovato una situazione davvero difficile proprio da gestire a livello locale. Stiamo cercando di evitare la dichiarazione di dissesto. Se gli oneri di urbanizzazione che abbiamo previsto, che sono comunque secondo noi verosimili e veritieri, si verificheranno, stiamo avviando davvero un cammino per risanare la situazione di Bagnolo. Diversamente ci troveremo nelle condizioni di dire alla gente di Bagnolo non siamo in grado di reggere quanto abbiamo ereditato e però lo diremo a chiare lettere a tutti.